Dalla fine del 2010 sono iniziate le notifiche per i 77 titolari dei capanni installati nella pineta Foce Bevano, la zona incontaminata del litorale adriatico a pochi chilometri da Ravenna, con l'ordinanza di demolizione ritenendoli abusivi. La vicenda però è complessa e presenta non poche contraddizioni. Tra queste anche il fatto che nel 2006, in pieno svolgimento del contenzioso amministrativo fra capannisti e comune di Ravenna, che da decenni li riteneva abusivi, lo stesso comune ha concesso ad alcuni di loro la residenza proprio in questi capanni. Fin dagli anni 60 il comune ha inviato segnalazioni di reato alla procura ravennati in relazione ai capanni, molti di legno ma alcuni anche in muratura, realizzati senza alcuna concessione edilizia. Ma la magistratura non ha mai proceduto ad avviare i relativi procedimenti penali. Alcuni di coloro che sono proprietari dei capanni sottolineano come dal demanio forestale fu detto di pagare un canone di concessione e furono date addirittura precise indicazioni sul colore col quale dipingere i capanni. Dei 77 originari, più di 30 hanno già consegnato o demolito i manufatti, mentre altri resistono davanti al TAR. Di certo su questa vicenda pesano le lungaggini burocratiche che si protraggono da oltre 40 anni. In questi giorni comunque molte delle strutture sono state abbattute. I proprietari dei capanni hanno così presentato un esposto di 5 pagine in procura a Ravenna nei confronti del dirigente dell'ufficio territoriale per la biodiversità della forestale, ritenendo che sia stato commesso un abuso d'ufficio.